Buonasera, scusate il leggero ritardo. Generalmente si comincia sempre con un pochino di comporto per attendere, quindi è veramente il primo convegno che comincia entro 10 minuti dalla. Però me lo scordato che eravate gli Italia, gli Italia sono precisi, quindi avevo scordato l'oggetto, quindi chiedo scusa, a parte le battute. Sono ovviamente orgoglioso di presentare a non di darvi benvenuto a nome del Consiglio regionale della Toscana questa iniziativa. Ho avuto modo di conoscere l'attività di Fabio Chiari attraverso il comune amico Napoli Grosone. Abbiamo personale dell'elementare, un compagno dell'elementare che ho ritrovato e che mi ha fatto conoscere Fabio e la sua attività. Un alunno, forse dei pochi che non mi ha conosciuto attraverso YouTube, i video, perché Fabio è anche uno che dice come la pensa con uno spirito di libertà notevole, e quindi per la maggioranza delle persone forse è famoso per, o almeno molti mi hanno detto che è famoso anche per questo. Io invece ho conosciuto tramite l'APA, sono andato al suo laboratorio, benché devo dire non sia un esperto, un cultore della materia, lo confesso candidamente, sono rimasto colpito soprattutto da alcuni aspetti del mio lavoro, di forte innovazione, che mi hanno poi raccontato tanti facendo e sul quale spero faremo altre iniziative. Oggi presentiamo appunto la scuola di lotteria, però insomma questi signori hanno fatto anche poi nel loro lavoro altre cose importanti, questa modifica TETA che mi ha subito affascinato tantissimo, che mi sembra di capire sia una modifica tecnica proprio alla costruzione degli ovini implementata, e che sia una delle poche modifiche che negli ultimi decenni, se non secoli, è stata apportata a questo strumento storico. Io infatti me l'ho sentito dire perché insomma accidenti, non pensavo ci fosse ancora un lavoro di innovazione su uno strumento così appunto consolidato e classico. E la cosa mi aveva affascinato, all'inizio avevo detto ma chissà se sarà una cosa veramente di parlare con un'iniziativa alla biblioteca di Sesto Fiorentino su questa cosa, andare così con un pochino anche di riserva, dicendo ma vediamo un po' di questa modifica se che loro sarà, eccetera, eccetera. Poi visto che era piena tante di persone, la sala di addetti ai lavori, c'era un grande entusiasmo, poi ho visto poi nel tempo anche attraverso la documentazione che hanno mandato loro, io penso insomma che questa cosa era stata apprezzata e insomma, validata anche da professionisti, da artisti, quindi una cosa davvero interessante e straordinaria che fanno loro nella regione toscana, come state dicendo che hanno fatto sulla resina. Insomma, ora io non mi dilungo e non ci entro perché spero che faremo altre iniziative, poi perché non sarei in grado se non di dire un po' i titoli di queste cose. Niente, quindi diciamo che la potrei chiudere qui perché poi parleranno loro. Solo una breve considerazione. È importante l'istituzione che il Consiglio regionale si occupi di queste cose, uno perché sono elementi di eccellenza della regione toscana, quindi è importante che queste sale belle e a volte non troppo tenute bene, questa è una cosa che tenute meglio, a volte purtroppo si invita la gente in luoghi dove ci sono affreschi scortecciati, robe che forse dovremmo tenere meglio, magari valorizzando un po' di giovani, le strade fiori, eccetera. Quindi è bello e importante che la regione toscana nobiliti queste sale troppo spesso vuote, parlando di cose belle, perché l'arte, il lavoro manuale, il lavoro artigianale, insomma, le nostre tradizioni sono una cosa bella, quindi il bello è qualcosa che va coltivato. E poi anche l'utile, visto che siamo in crisi, siamo in tempi di crisi, io credo che queste siano anche risposte possibili, riscoprire questi mestieri, tramandarli, coltivare anche questi settori economici, perché sono veri e propri settori economici, fanno un punto di forza, è una delle risposte alla crisi. Quando poi alla cura
del passato, si unisce anche la tensione informativa, perché hanno un esperto, Fabio, Marco, le persone che si occupano di questa cosa, appunto, ricercando, cercando di innovare, diciamo che veramente questo si può chiedere di più, quando si pura presente questo cercando di innovare, si faccia veramente il massimo possibile. Quindi, oltre che parlare di una cosa bella, di una cosa interessante, di una cosa non mainstream, che magari ecco, per molte persone è una novità, credo che si parli anche di cose attuali. Ecco. Non sentiamoci in un posto bello, ma un po' riparato, un po' fuori da quello che succede nel mondo. Ecco. Invece stiamo parlando di un qualcosa che può avere un effetto sul mondo, può dare per esempio questa scuola, la formazione a tanti giovani, ad alcuni giovani, faranno il massimo sforzo possibile, la prospettiva di inserirsi, e magari anche qualcuno non tanto giovane che vuole, voglio dire, appassionarsi a questo tema, ma in realtà ha fatto l'altro, essendo compagno dell'elementare, me lo dico anche per me, perché siamo poi cani, ahimè, così. Sono anche pensionati. Infatti lo immagino che sia anche la riscoperta della seconda gioventù, quindi dare l'opportunità anche di pensare a un'attività anche magari professionale che magari a prima vista non aveva pensato come sbocco di vita e come sbocco lavorativo, che invece diventa proprio un percorso anche a tempo pieno, addirittura lavorativo. Quindi parliamo anche di questo, non solo di una cosa bella, però tutto sommato mi sembra una bella stanza un po' vecchia e che però non ha nulla a che fare con il mondo che è fuori. Invece penso di no. Penso che abbia molto a che fare e che siano queste anche le risposte vere, giuste e di qualità alla crisi che stiamo vivendo, che come tutte le crisi secondo me non è mai solo una crisi economica ma anche una crisi culturale, una crisi di valori. Quindi credo, mi sento che oggi stiamo dando nel nostro piccolo anche una risposta a questa crisi. Io vi ringrazio e passo la parola a Fabio. Particolare
nel tempo portare degli sbocchi lavorativi per tante persone. Abbiamo iniziato a cercare dei modi magari di finanziare chi non aveva possibilità di accedere al corso, anche se il corso è a un prezzo estremamente contenuto visto l'investimento che poi una persona fa nel proprio bagaglio di esperienze. E oltre al fatto della durata del corso e delle lezioni che servono per imparare a costruire uno strumento di questo genere, con la speranza appunto che poi da questa cucina escano degli allievi, dei diplomati, dei nuovi proprietari che andranno a riguardare la scuola di libreria toscana, renderla più prestigiosa, ma anche appunto un progetto di mercato e lavoro anche andando all'estero, dove il Made in Italy è sicuramente ricercato, e questo si può garantire che è prodotto un Made in Italy, non solo Made in Italy, nel senso anche che tanto è completamente manuale, si può dire, nel senso non ci sono macchinari, oggetti strani, ma semplici strumenti, ed è solo l'abilità della mano che poi porta a sviluppare l'opera. Ma la materia prima, che mi risulta essere italiana, in quanto Fabio è proprio alla ricerca dell'albero sonoro, che può trasmettere poi dentro la armonica dello strumento. È importante per noi dell'associazione tenere un po' gli occhi aperti su quello che succede sul territorio, visti i tempi che corrono di crisi, e quindi benvengono idee come queste, progetti, ripeto, concreti e soprattutto portati avanti da persone capaci. Spesso si spendono risorse in cose che poi non portano a niente, quando, io lo dico sempre, una buona idea non costa niente. Inoltre mi fa piacere che finalmente si accendano un po' i riflettori su quella che è una categoria un po' vessata, purtroppo, ed è quella della piccola imprenditoria. L'Italia di per sé è un piccolo artigiano, ha una bottega, potrà avere qualche allievo, ma in linea di massima è appunto quello che si definisce una piccola impresa. E purtroppo spesso e volentieri ultimamente l'artigiano si è trovato a dover affrontare ostacoli sempre più difficili da superare per poter portare avanti anche una piccola iniziativa personale che può portare appunto al progresso, all'innovazione. C'è un mondo della finanza che non crede più, non crede poco, diciamo, in queste cose, una politica a volte poco attenta a quello che succede sul territorio perché è impegnata a risolvere i problemi personali e quindi, cioè, problemi interni, diciamo, anche personali spesso. Per cui ogni piccola impresa che riesce a sopravvivere a tutto questo è degna di encomio, se poi, come in questo caso, si riesce a portare dell'innovazione, del progresso in un mestiere che arriva da così lontano nel passato e che si ripropone come una risorsa nuova per il futuro. Quindi pensiamoci bene prima di arrampicarcelo o perderci in cose a volte astruse. Ripeto, non dobbiamo mai dimenticare quello che è il nostro passato e possibilmente, ripeto, cercare di rinnovarlo per quello che sono i tempi che corrono. Questo lavoro può rappresentare, come diceva anche il signore della Regione, un lavoro nuovo per i giovani che si affacciano a questa esperienza, potrebbe dare tante soddisfazioni, sicuramente, come dicevo prima, è un lavoro di nicchia, però proprio per questo va pubblicizzato, va reso noto, perché magari molti hanno delle buone modalità, non sanno dove esprimerle, diciamo. E comunque la scuola non si rivolge solo ai giovani, pensiamo a quante persone nel mondo del lavoro, essere nel mondo del lavoro, che comunque si ritrovano, ripeto, con un'attitudine personale a
rappresenta un esempio per tutti quelli che vogliono rimettersi in gioco. Quindi mi viene da pensare che in un momento come questo anche una piccola fiammella dentro l'oscurità diventa una luce che ci deve indicare una direzione che poi dobbiamo percorrere tutti insieme, imprese, lavoratori, politica, mondo dell'associazionismo, mondo della finanza, perché se non ci si mette tutti insieme sarà difficile poi riuscire a dare risposte e soluzioni concrete a chi tutti i giorni, come ripeto, un piccolo artigiano va al lavoro, si sacrifica se stesso, a volte sacrifica tutte le proprie finanze per poter continuare a lavorare. Perché per un artigiano il proprio lavoro rappresenta l'espressione della sua intelligenza, rappresenta la sua vita, rappresenta la sua dignità, l'indipendenza, rappresenta l'impegno e allo stesso tempo il diretto. Io ho sempre visto meriti artigiani che andare al lavoro molto sorriso. Ecco, non bisogna riuscire a riportare il sorriso su queste persone che non si devono alzare la mattina e praticamente dover pensare solo ai problemi connessi ai propri lavori. Bisogna tornare a fare in modo che questo patrimonio, questa ricchezza che è insita nell'artigianato diventi un patrimonio di tutti, il nostro, secondo me, maggior patrimonio, cioè la voglia di intraprendere, la voglia di fare impresa. Quindi sono contenta di aver minima parte, ma insomma di aver contribuito, diciamo, insieme al direttivo di Sesto della Piana, a portare avanti il progetto di Fabio, di portare avanti la sua idea, ripeto, da dove ci sono buone idee, sicuramente poi c'è qualcuno che ci crede e porta avanti. CNA ha risposto appunto dove ci sono progetti simili, iniziative simili, a sostenerli in qualche maniera, perché è giusto che sia così. Quella che poi sarà la direzione da prendere una volta formati i nuovi operai, i nuovi artigiani, da prendere tutti insieme, sarà da capire quale sarà la forma migliore perché questo mondo artistico si affacci appunto su un mercato sempre più grande che possa appunto dare risorse e linfa benefica al mondo del lavoro. Mi viene da pensare, ne abbiamo parlato anche di rete di impresa, magari andrà visto o studiato uno strumento apposito per questo settore, che magari è un po' particolare, si differenzia dalla produzione normale, diciamo, meccanica. Chiudo dicendo una semplice cosa. Mi riferisco al titolo del volantino, dell'invito, veniamo da lontano e andiamo lontano. Un incipit questo che raccoglie tutto, secondo me. Cioè raccoglie la storia non solo di periferia, raccoglie la storia nostra, la storia di tutti, la storia di tutti quelli che possono vedere all'interno di questo mestiere, ripeto, così lontano del tempo, la proiezione in un futuro immediato, con un bagaglio storico non indifferente, anzi oserei dire eccezionale, ma di questo potrebbe parlare Fabio. Grazie a tutti. Si parla di Stradivari, però non mi servono
siamo in persone, diciamo, noi con produzione di causa stasera vi si dimostrerà che Stradivari, quando è arrivato, noi gli avevamo messo 100 anni su qualche strumento musicale, per capire. E per questo, per dire questo, non si dice perché per una sera ci siamo arrivati ai bar e si è detto, dice, sai che si fa? Si dice Stradivari non era nessuno, e non è vero, perché è stato uno dei grandi militari di tutti i tempi, però non è la libreria. E si è cominciato a studiare quelle che erano le nostre origini. Con che contenuto? Si è fatta una condizione di causa. Perché? Perché intanto, ecco, si deve spento. No, funziona. No, intanto la questione qual è? La questione è che purtroppo, o per lo meno male, la Toscana ha primeggiato per secoli in tutti i campi, l'arte, la scultura, la musica, la filosofia, eccetera. Per cui è ovvio che io mi rendo conto che la libreria è passata al secondo piano. Se io mi vengo a dire che si fa oggi, se va a vedere Michelangelo, mi affresco Michelangelo, oppure si va a vedere un violino, è chiaro che la gente dice un po' che Michelangelo, si capisce. Però ora come io vorrei affreschi di Michelangelo sono già stati ampiamente sfruttati per quanto riguarda la questione anche di sfruttamento economico, di bisogno economico, e secondo me è importante invece di cominciare a scoprire delle cose che sono nostre. Perché ora io, prima di andare avanti e di partire, vi invito a alzare gli occhi, va bene? Questi sono affreschi di 700. Questi sono tutti strumenti musicali, va bene? Che il pittore che li ha disegnati e non sono una serie adeguata dal tavolo, mi dà il discorso. Ce li avevano qui, ma non solamente i scrittori, ce l'avevano anche altre persone. E ora vi spiegherò il tutto. Con qual è la condizione di causa con cui noi siamo qui noi oggi a dire che la libreria è cosa toscana? Intanto possiamo arrivare alla piena, perché? Perché io sono un maestro d'Italia. Sono fiero di far vedere che ho avuto il riconoscimento anche della regione toscana, però io ero già maestro d'Italia da prima, perché dopo aver fatto la normale scuola di bottiglia ho fatto l'esame nell'unico posto possibile dove farlo in Italia, l'associazione italiana, e sono stato accettato, questo già 15 anni fa, per cui ero già maestro d'Italia a livello internazionale. Lago e Francesco sono maestri d'Italia con partita IVA, siamo tutti qui, non siamo gente che si fa un lavoro e poi dopo avanza tempo si fa le cose, ma noi si vive di questo lavoro, tutti maestri d'Italia con partita IVA, va bene, anche maestro Ale, si è unito a noi come scuola, non come maestro di chitarra e di chitarra elettrica, cioè noi non siamo arrivati alla piena per capirsi bene. E andiamo avanti. Allora, Dante Alighieri ha scritto un libricino che si chiama La Divina Commedia, va bene? Quello che è bello è che già quando si parla di Dante Alighieri nessuno parla di strumenti musicali. Allora, Dante Alighieri ha messo il purgatorio, va bene? Nel canto quarto del purgatorio, andare a, perché quello che dico io è tutto documentato scientificamente, proprio questo è la pistola fumante, va bene? Avrebbe potuto permettere di bombardare Saddam senza aumentarsela, questo è proprio scelto, eccola. Purgatorio, Dante incontra Bell'Acqua. Il liutaio. Chi è Bell'Acqua? Bell'Acqua è un liutaio, va bene? Che Dante mette in giro nei debiti. Ora questa è una storia un po' simpatica, perché i liutai sono notoriamente vivi, non ho capito che cosa è uscita fuori da questa storia, però anche mio papà mi dice, ma tu vada, perché ci sono dei tanti morti, ora mi viene da ridere, ci sono dei tanti morti, che in effetti è vero, un incollaggio che ci richiede 10 ore per tirarsi all'interno, permette al liutaio di fare anche vita sociale, no? Per cui magari ha lavorato tutta la notte, la mattina arriva lì, si fa un sacco di incollaggio, e poi ci ho fatto passi. Passa tutti qua, diceva, ma qui ragazza, la mia mamma le faceva, ragazzi, non lavora mai. Perché? Perché è così. E questa storia è simpatica perché proprio nel girone degli ignati, che non fanno nulla, Dante ci mette il suo amico Bell'Acqua, che era un famosissimo liutaio. Famosissimo liutaio, tanto che altri, diciamo, commentatori della Divina Commedia, sia in latino ma anche in volgare,
con magna cura sculpebat e principebat colla et capita chitararum. Allora, cosa vuol dire? Questo che con grande cura e con grande sapienza scolpiva manici e teste di chitarre strumenti musicali. Il violino ancora non era stato inventato, per cui questa è una prova che a Firenze Dante aveva veramente un usario, tanto non l'ha parlato nemmeno all'inferno, e non mi sembra una cosa da poco. Cioè, è Dante, no? Perché lui non dice mia famiglia di usare, dice Dante Alighieri. Andiamo avanti. Boccaccio, cosa ha fatto? Anche lui ha scritto una cazzatella, ha scritto il Decamerone. Il Decamerone, che chiunque l'abbia letto, è la storia di un gruppo di persone che, impaurite dalla peste che sta a Firenze, diciamo, e mai in tutta Europa, si ritirarono in campagna, in un palazzo in campagna, e passarono queste giornate divertendosi. E in tutte le giornate Boccaccio parla di strumenti musicali e di pezzi musicali, che canzoni che venivano ripetute e cantate da questi ragazzi. Addirittura Dione al liuto e Fiammetta alla viola sono andate ad accompagnare le danze e tutte queste cose, tutti gli amici. Cosa vuol dire? Vuol dire che la musica, già nel 1348, cioè della peste, era parte integrante della vita fiorentina, ma non fiorentina nel caso di Boccaccio, ma toscana in generale, perché vedremo andando avanti che Boccaccio è solamente perché era di Firenze, ma poi ci sono senesi, aretini, sani, livornesi. Giorgio Vasari, perché qui è un crescendo, cioè non è un crescendo. Giorgio Vasari ha scritto un altro libro, Le vite dei più grandi artisti, pittori, architettori e tutto il resto, e ha fatto due versioni. E nella prima versione dice: fu condotto con gran reputazione Leonardo al duca Francesco, esempio il moro di Milano, il quale molto si dilettava del suono della lira perché suonasse, e Leonardo portò quello strumento che gli aveva di sua mano fabbricato. Quindi, cioè, si capisce subito che Leonardo, amici, era un usaggio più che un inventore, perché come inventore non inventava poco, ho fatto tanti disegni, ma inventava poco, però come strumenti musicali, come pezzi musicali, l'ha sempre fatti. Che gli aveva di sua mano fabbricato d'argento gran parte, a ciò che l'armonia fosse con maggior tuba e più sonora di voce. La onde superò tutti i maestri che qui vi erano convenuti a suonare. Cioè, qui andò a Milano e con la sua lira a forma di cranio, perché poi si legge nella seconda edizione della vita nel 1568, aggiunge nello stesso periodo che, fabbricato gran parte d'argento in forma di un taschio di cavallo, cosa bizzarra e nuova, a ciò che l'armonia fosse sempre perfetta. Questo è quello che è. Qual è il vostro apostolo che mi aiuta? O questo dell'acqua, nominato da Dante, oppure Leonardo da Vinci. E non è una cosa cantata in aria, perché Leonardo da Vinci fu mandato da Florenzo Magnifico a Imolo come costruttore di strumenti musicali, organizzatore di feste e basta. Poi Leonardo giustamente si prese che con il suo una lettera in cui scriveva che era andato a fare i suoi incisi, che era romano, che voleva, però di fatto lassù ha suonato e organizzato feste, a parte, diciamo, il cenacolo. Purtroppo nei codici, va bene, gran parte dei codici sono andati perduti, però nel nostro studio di ricerca questi sono. Questo è il famoso nudo virile a Parigi al Louvre, va bene? È passato per anni per essere l'uomo che tende l'arco. In realtà non è così. Basta guardarlo, sulla parte destra c'è il disegno, lo schizzo originale di Leonardo da Vinci, sulla parte sinistra sono io che l'ho messo dentro la lira e poi dopo io ho costruito. Infatti, se si va avanti in questa carriera, va avanti, voglio vedere. Va bene? Però se si guarda bene, l'uomo che tende l'arco, in realtà ha abbozzato a punta d'argento, vabbè, poi il nudo è stato definito a china, però ha abbozzato a punta d'argento non un arco, ma uno strumento d'arco, che poi non l'ha finito veramente, perché si è soffermato in tante cose facendo un arco, ha fatto quello che voleva, ha fatto i suoi disegni, poi ha capito che, infatti, se si vede chiunque suona uno strumento d'arco, capisce che questo che sta dietro sta suonando uno strumento, non sta tendendo l'arco. Anche perché la posizione dei piedi. La posizione dei piedi non è quella dell'arco, perché con l'arco bisogna avere i piedi divaricati. Andiamo avanti.
Uno dice, vabbè, è Leonardo da Vinci, Boccaccio. Allora, benvenuto Cellini, lo conosciamo tutti, che è Benvenuto Cellini, era figliolo di un notaio. Ora, uno dice, chi lo dice Cellini nella vita, va bene, nel primo libro, mio padre faceva a quel tempo organi con canne di legno meravigliosi, graficemboli, i migliori e più belli che allora si vedessino, viole, liuti e arte bellissime ed eccellentissime. Questo è per darvi l'idea, cioè il babbo di Benvenuto Cellini era un liutaio, quindi non era uno sconosciuto, per costruiva strumenti musicali di ogni tipo, e che voleva che il figliolo avesse invece che fare il fonditore, l'artista, andasse a fare il musicista, perché sembra che Benvenuto Cellini fosse molto bravo per suonare gli strumenti musicali. Allora, si passano secoli, ancora sta di pancia. Vincenzo Galleri era il babbo di Galleri Galleri, ed era non solo un italiano, era anche un musicista, fu abbastanza famoso perché era un pezzo grosso sul muso della Camerata di Bardi. Camerata di Bardi era una, diciamo, un'associazione che era nata al periodo e che poi quella che inventò il melodramma, mi capissi. Perché la musica a Firenze, andando per le pari passi con la liuteria, tutte le grosse scoperte, pianoforte e altri strumenti, sono state fatte a Firenze. Sì, sono state fatte anche da persone venute da fuori, vedremo in seguito, perché a Firenze ci venivano da tutta Europa per costruire strumenti musicali. E quindi Vincenzo Galleri non solo era un bravo liutaio, ma fece anche un libro discorso particolare intorno alla diversità delle forme del diapasono, proprio uno studio sulle corde, sulla tensione delle corde in rapporto al loro diametro, che questo per capirsi. Il fratello minore di Galileo Galilei, Michelangelo Galilei, era liutaio e musicista. Allora, questo per quanto riguarda i pezzi grossi della parte intellettuale. Andiamo agli artisti. Io vado abbastanza veloce perché voglio annoiarvi, voglio poi lasciare il tempo al lavoro di studiare per la nostra punta di diamante, cioè i corsi online. Però Giotto, va bene, in Santa Croce, ha dipinto questa pala qui, la pala, diciamo, di una famiglia, e questo è il panacchino. E questo è un particolare. Guardate la bellezza del suo strumento. Giotto è 1267, quindi diciamo, guardate il genere di questo qui. Simone Martini, questo è famoso, chiunque suona strumenti particolari d'epoca e così via, questo è un... Comunque, Simone Martini, guardate che strumento che è quello lì. Cioè, questi strumenti qui, Simone Martini, Giotto, ce li avevano sotto gli occhi, non erano ripetuti così a vista, come si dice a noi. Avevano lì uno strumento come anche Caravaggio, se uno va a rivedere la vita di Caravaggio, vedrete che tutti gli strumenti musicali che appaiono nelle opere di Caravaggio, ora questa è una parentesi perché non è toscano Caravaggio, però erano gli stessi due strumenti, uno giusto e uno violino, era sempre soliti. E si vede perché si chiama lo Stato, perché lui li dipingeva perché ce li aveva. E questo vuol dire che nel 1290, primi del 300, Simone Martini aveva a disposizione in zona strumenti musicali di questo calibro. Andiamo avanti. Ambrogio Lorenzetti, questo c'è un dinofo della Madonna, ma è stato con Santi Angeli, e ammassa la ultima, va bene, ora che purtroppo non abbiamo particolari, ma ci sono due fieri, una chitarra e un saltello bellissimi. Anche questi sono stati ricostruiti da un liutaio di Massa Marini. Non è la Toscana, quindi la Toscana. Siamo sempre in questi livelli, la prima di 300. Bartolo Di Freddi, Arezzo, va bene, Lucignano, dipinge questi strumenti agli altri musicanti. Io guardate per esempio, quello lì sono degli strumenti bellissimi. Poi si arriva avanti, siamo a metà del 300. Metà del 300, Sesto Fiorentino, Aino Locati, fa questa maestà con due angeli musicanti. Io questi due strumenti li ho già ricostruiti e sono già venuti, però ora dopo vedrò quello che è il nostro progetto come scuola. Dopo, io vi sto preparando il video del grande, quindi lì e qui la libreria non ci sarà, stiamo inventando noi, no? Questa è di Sesto Fiorentino. Poi c'è
Quest'altro ringrazio il maestro Gabriele Arna per avermelo segnalato. C'è questo tabernacolo apparato di Cantaccio, dove ci sono altri due, con due strumenti molto simili a quelli di prima, a quelli, un altro saltello e un altro anello. E dopo vi spiegherò qual è il progetto che ci sa in mente. Andando avanti, Beata Angelico, stesso discorso, ancora siamo nel 400, Beata Angelico, strumenti musicali fatti, tutti ognuno diverso da quell'altro, si vede dal ritaglio, si capisce che questi strumenti non sono stati venduti in maniera così a memoria. Questi sono strumenti che mentre si vede, perché si vede dal tipo di sto andando a studiare in particolare, chiaramente ora così non è facile farlo capire, che vedendo la paletta con i dischi che ho messo messi, le corde che sono ben sistemate, tutti questi, questi sono strumenti che l'artista aveva sotto gli occhi quando dipingeva. Guardate questo strumento di Beata Angelico, qui ci sono degli angeli che suonano uno strumento in due giornali. Ecco lì. Uno ce l'ha in mano e l'altro ce l'ha girato. E qui, per la ricostruzione degli strumenti musicali, nel nostro corso di strumenti di ricostruzione degli strumenti medievali, guardate, c'è una possibilità di vedere il davanti e il di dietro dello stesso strumento. Si capisce il fondo è piatto, ci sono le fasce come su un violino. E questo qui è uno strumento, è un dipinto bellissimo, e anche questo strumento verrà ricostruito, dopo vi spiegherò come. Poi sempre qui a Angelico c'è un'altra parte, perché qui andrà veloce, perché non penso solamente le due cantanti. Questo è Tadiano Bartolo, Siena, questo è un affresco, Palazzo Pubblico. Guardate la bellezza di questo quadro, che voglio dire, no, qui si capisce anche le chiavi, questa è una nicarda, bisogna anche ancora, se uno non è addentro, questo è uno strumento che veniva suonato con l'archetto, però aveva i tasti, cioè aveva i tasti come una pietra, una bella cosa, non so se una ghironda, sì. Andiamo. Luca della Robbia, cantoria, Luca della Robbia. Strumenti, qui si vedono il numero di corde, le forme e tutti i pezzi. Noi da queste cose qui siamo in grado di costruire lo strumento in maniera identica. Si tratta solo poi di studiare il tipo d'accordatura, perché chiaramente, capite, sono passati tanti degli anni. Vannoio, Masaccio, 1400. Guardate la bellezza di questi liuti. Si vede anche come fatti i fondi, dietro. Cioè, sono due lavori assoluti. Anche questi verranno ricostruiti. Piero della Francesca, cioè lo scienziato pittore, guardate la bellezza anche di questi qui. Qui addirittura si vedono anche bene, con l'ingrandimento, i disegni delle mure degli utili. Ma presi solamente alcuni, perché se no dicevo no, benvenuto di Giovanni, sempre a Siena. Strumenti con l'archetto ben disegnati, ben definiti, da cui si può ricostruire, cioè queste qui in questa terra, chiunque dovesse avere qualcosa a che fare con l'arte, cioè che ha a che fare anche con l'artigianato liutario. Questo per darvi un'idea precisa. Ho finito una carrellata degli artisti, però c'è una piccola cosa, che nel 1476 un magister Franciscus Florentinus, chitarrista, seo violinista e canterinus, era a Perugia a suonare ed era famoso per essere bravissimo. Ora, questa storia qui del violinista ha fatto aprire una specie di diatriba, perché il violino nel 1476 non avrebbe dovuto essere stato ancora inventato. Ora, molto probabilmente lui suonava la viola, però suonava la viola piccola, perché chiaramente. E la viola piccola, secondo me, che si può girare come si muove, la viola piccola alla fine ha dato origine al violino. Quindi c'erano artisti fiorentini che suonavano già viole piccole nel 1476, e noi ci siamo la riprova scritta, ma non è che si sono cose che si sono inventate. Allora, a supporto di questo studio, noi ci siamo appoggiati a un libro che uscirà l'anno prossimo, fatto da Gabriele Rossellonioni, che è stato direttore del museo dell'Accademia, della collezione privata, diciamo, dei Cherubini,
cioè pubblica, però è privata perché non ci si può arrivare, però c'è una piccola esposizione al Museo di Tagliatelle dove c'è il Davide, e questo studio ci ha confermato quello che io l'avevo e Francesco si stava andando a dire in giro da anni, cioè, e che è successo? Che il numero di utenti che in Toscana erano iscritti all'arte, va bene, e che producevano strumenti musicali, già dall'inizio del 500 era ben più alto che in qualsiasi altro paese, in qualsiasi altro comune italiano. Non si dice non che lo dica loro, basterà un altro anno per il libro. Ricerche d'archivio. Queste sono le ricerche d'archivio. Delle corporazioni, nomi e cognomi, ognuno con la sua specifica, chitarrista, chitarraio, liutaio, violinista, violista, tutto il resto, ma sono veramente un numero inimmaginabile. Ma non solo, allora, non solo sono un numero inimmaginabile, ma l'incremento dai 1500 ai 1700 ogni 10 anni, va bene? Era inimmaginabile, che voleva dire che c'era non solo una produzione militare, ma un background che richiedeva strumenti musicali. E il lavoro di liutaio era un lavoro che non andava, diciamo, non era nemmeno stabile, andava incrementando ogni 10 anni, qualcuno se lo guardate, cioè addirittura nel 1620 ogni 10 anni c'erano 6 liutai in più che si iscrivono all'arte, cioè in un paese, in una città come Firenze nel 1600, 6 liutai in più che si iscrivono all'arte, sono un numero inimmaginabile, enorme, capito? Da dove venivano? Da tutto il mondo, come ora, non cambia nulla, ma da tutto il mondo lì, perché qui, perché sì, perché qui siamo in grado di dare il background culturale e abbiamo avuto, e noi speriamo di averlo anche seguito, l'aiuto politico, perché giustamente nel 1500 non ci sapeva conoscere la stanza di Lorenzo il Magnifico. Io auguro che venga fuori anche uno, anche di Lorenzo Magnifici, anche no, perché se ne sente un po' di sole, francamente, perché dalla Germania venivano da noi, italianizzavano il cognome tedesco in italiano e poi dopo aver imparato l'arte partivano e andavano tutti i resti dell'Italia. Cioè, quindi voglio dire, non si capisce perché la liuteria toscana debba essere inserita nei confronti di altre liuterie, cioè, non si capisce. Ora andiamo a vedere, ora perché io ve lo dico, ma sono sicuro che pochi lo riconoscerebbero. Questo è un violoncello di Rocco Doni del 1694, lì lo può vedere, è al Museo dell'Accademia, è accanto allo Stradivari, è accanto allo Stradivari. Allora, io qui mi prendo la responsabilità di dire, di fare una selezione. Il violoncello di Stradivari che ci sarà all'Accademia è uno strumento bellissimo, ma bellissimo anche se Rocco Doni del 1696, è coevo, cioè mentre Stradivari a Cremona faceva quell'altro, a Firenze Rocco Doni faceva questo. E io vi posso garantire che da un punto di vista italiano cambiano le linee perché erano due persone diverse e creavano un oggetto diverso. Però dal punto di vista italiano, più o meno, lo strumento è fatto in maniera ineccepibile. Cioè chiunque lo può vedere, va a vedere, paga il biglietto dell'Accademia, lo va a vedere e lì a due mesi, cioè, accanto uno da una parte c'è lo Stradivari e da una parte c'è il Rocco Doni. Questo per avere un'idea. Andiamo avanti. In questo background di lavoro italiano, noi siamo molto coevi sempre di Stradivari, la famiglia Carcassi che ha fatto questi strumenti bellissimi, vai avanti un po'. Giovan Battista Gabrielli, che è uno dei più grandi liutai toscani della seconda metà del Settecento, che è un liutaio bravissimo, anche lì ci sono degli strumenti all'Accademia da guardare, da visitare, li mettete accanto agli Stradivari, li guardate e vi rendete conto che non c'è nessuna differenza se non quella stilistica. Cioè, due punti di vista diversi, due proposte diverse, però dal punto di vista estetico sono due strumenti bellissimi, sia l'uno che l'altro. E poi Antonio Gragnani, di Livorno. Questo strumento qui, se io ci scancellavo questo e ci mettevo amati, ci voleva un maestro in Italia con 50 anni di esperienza per dire che non erano amati. Perché? Perché la liuteria era toscana allo stesso livello di Cremona del 1700. Chi è che ha reso possibile questo? Il Gran Duca Ferdinando, dopo Lorenzo Magnifico, è stato illuminato, è stato illuminato perché? Perché suonava, questa gente suonava, e quindi aveva la cultura musicale per capire gli strumenti. E questo è un quadro con tutta la famiglia Gran Duca che suonavano.
A Firenze è già venuto, battono per Cristofori, perché arrivano a Firenze? Dicevano, sappiamo andare, arrivano a Firenze a aumentare il piano forte. E voglio dire, no, non è che uno va in deserto di sa che aumentano il piano forte, ma in un posto in cui sa che c'è dietro qualcosa e lui non importa, se no sarebbe assolutamente inutile. Dal 700 si passa all'800, Valentino De Zorzi, Garibaldino, fa l'impresa di mille, poi dopo non può tornare alla sua casa sua perché lui era di Veneto, era ancora rimasto sotto gli austriaci, se non piccavano, viene a Firenze, si mette a fare il taglio e cosa fa? Inventa il controviolino, perché qui si crea, cioè non si diverte ma gliela venisse qua, oh che si dice, no, poi con questo cuore, siamo lo streaming, con la figura di lei. Non si ripete in maniera diciamo ripetitiva quello che è il controviolino. A Firenze, quindi quasi fine dell'Ottocento, pare avanti, si arriva a Fernando Ferroni, che era allievo di Valentino De Zorzi, e chi è Fernando Ferroni? Fernando Ferroni è quello a cui non si è dedicato la nostra scuola. Fernando Ferroni non mi fa, è morto nel 49, ha vinto molti premi, è nominato sui libri più importanti di Lugheria. Vabbè, lo so, la gente dice, ma Stradivari, noi in 48, in 49 ci sono la gente che figurava nei libri, siamo Stradivari, questo è la prima idea. Mi fa piacere che la gente sappia che la storia non è sempre la stessa. Da Ferroni nasce la scuola della Toscana. La scuola della Toscana, e ora arrivo poi dopo concludo, la scuola della Toscana che cosa vuol fare? La scuola della Toscana vuole ricreare, riportare, è ambiziosa, significando una visione tutta la parola. Allora, noi si vuole riportare la università della Toscana a livello mondiale, perché ci sono le potenzialità, le capacità, e la andando avanti ora la storia, la storia. Questa è la scuola, bene, ora se vuoi venire ora c'è un po' più di fiducia, però di fatto questa è la scuola, il giorno di poco prima di un'interrogazione, fai avanti, sono gli ambienti. Che cosa si fa a questa scuola però? Oltre a segnare a costruire strumenti, noi si insegna violino, viola, violoncello, contrabbasso, ricostruzione di molti strumenti medievali, nonché chitarra classica, chitarra acustica e chitarra elettrica. Noi nel frattempo si presentano nuovi tipi di modifiche sull'asta armonica. Questa è la modifica beta. Non ne sto a parlare perché l'abbiamo già presentata a Sesto, l'abbiamo presentata a Cremona alla sala Amanti, va bene, che era piena. E che è stato un successo? Sul canale di YouTube si può trovare. Si può trovare in rete tutto perché noi siamo gente che si mette tutto. Poi nel frattempo si è anche scoperto un libro di 700 in cui sembra, noi si sta studiando ora, sembra che in Italia ci fosse una resina che veniva usata, quindi dicendo che ora non lo so ripetere perché molti di voi l'hanno già letto e tutto il resto, che viene segreta da un insetto all'interno di alcune galle sull'olmo a primavera. Noi siamo andati a prendere, abbiamo sintetizzato queste sulle galle, ma un po' schifo, questa è la resina che viene con la fuori. Va bene, questa è la resina liquida, poi vai avanti, c'è la resina solidificata. Ora si sta facendo prove per vedere quello che si può ottenere, siccome questa viene data per una ricetta di terra lombarda, se fosse stata utilizzata anche in Italia, potrebbe essere quel famoso ingrediente mancante della ricetta attuale mondiale, il segreto della pedicista di Mari. Questo non esiste il segreto. Però di fatto questa potrebbe essere una resina che ha delle belle potenzialità. Allora, ora, detto questo, che noi ci siamo, diciamo, sono un grande talento italiano a livello mondiale, la scuola di Toscana non chiede soldi alla pubblica, non ci interessa, noi soldi non ci interessano, noi la scuola vive dei suoi introiti, non è. Però noi siamo bisogno di un aiuto politico grosso, perché? Perché noi non ci siamo intenzione di rimanere qui a vendere i nostri prodotti a reti assi con quelli che lavorano a nero, che fanno il mezzo lavoro e lavorano di parte, poi fanno la notte, fanno l'Italia e vendono a nero ai ragazzi di scuola. Noi si può dare posti di lavoro, cioè noi si può creare un gruppo di persone che abbiano la potenzialità di vivere il proprio lavoro in maniera onesta e seria, non a nero di una
pronastro si può fare, per chi non ci sa, un bacino, la liuteria italiana a livello mondiale è ricercatissima. Solamente lì si fa venire più di 10 mesi di cartone perché siamo usa soldi, siamo alla fetta. Però voglio dire, noi ci siamo un bacino d'utenza di 2 miliardi di persone con la Cina, la Corea, il Giappone e Taiwan. Poi ci sono un bacino enorme in Sud America, va bene? Molto meno in America del Nord perché loro ci odiano, perché vabbè, perché un po' di roba del nostro, perché negli anni '900, diciamo, che abbiamo venduto tanti farsi, loro c'erano soldi, dollari, e hanno comprato tanti farsi, e quindi ci odiano. Poi ci sapeva anche come lo si sa potenzialità con la Russia e i paesi dell'Est, che hanno un grosso dramma culturale a livello musicale, ma ora ce la siamo giocata, perché dice che bisogna dare aiuto agli ucraini, io non lo so perché gli ucraini non hanno mai comprato nulla da noi. E invece la biseria italiana in Russia era molto richiesta e là sarebbe stato un bellissimo mercato dove noi pragmaticamente si voleva proporre il nostro prodotto. Allora, detto questo, perché noi siamo venuti a te? Noi abbiamo bisogno di trovare la maniera che la parte politica ci levi da piedi quegli impegni che per anni sono stati messi, quindi queste regole assurde, questi. Io voglio dire, ho trovato da parte del Comune di Santa Fiorentina e da parte per ora delle persone trattate la massima disponibilità. Però ho visto che c'è una serie di regolamenti a cui gli stessi politici sono bloccati, sono legati anche loro. Fa un esempio semplice. Allora io sono maestro artigiano conosciuto dalla regione e si cominceranno le regole dell'accreditamento della scuola. Ho dato un'occhiata insieme alle regole dell'accreditamento della scuola, francamente lasciamolo dire, sono rimasto deluso. Siamo nel 2014 e questi ci chiedono ancora la linea fissa telefonica, ma c'è da perdere, c'è un computer, c'è il dato, c'è in casa, c'è una famiglia, se non metto nel mondo, vai con un altro bene. Cioè non mi interessa neanche il momento perché non metto la linea. Vabbè, metto la linea. Vo avanti, scorro, mi serve fuori da dei segmenti quadrati per ogni allievo, ma dove sono le scuole che si mettono a 10 metri? 10 metri, cioè addirittura, cioè voglio dire, un rifare e una calza d'armi. Ma chi l'ha scritto? Questi regolamenti si può sapere chi li ha scritti, perché si può parlare, quindi anche sapere il perché è stato fatto una cosa di genere. Se chiunque di voi c'è un bambino, lo manda a scuola. Lui ce l'ha 28 allievi in una stanza di 30 metri quadrati. Allora che non va bene? E per fare così la ci 10 metri per il turno. È una cosa, se uno ci pensa bene, non lo sta mettendo in terra, per questo non si vuole da politici. Si vuole che ci vengono la piazza di queste catene ci rendano i regolamenti e si rifanno. Cioè, voglio dire, si affrontano e si rifanno. Non si può rimanere fermi a cose di questo tipo. Perché chi l'ha scritto? Cioè, avrà avuto dei motivi quando l'ha scritto, ma ora le cose sono cambiate, quindi ora c'è bisogno di creare posti di lavoro. O si può mettersi in bloccarsi con una scuola in cui si insegna un mestiere perché c'è semmai una data invece di 10. Cioè, pensate bene che se noi siamo qui con tutti gli allievi che ci sta ora, ci si dovrebbe avere 280 metri quadrati. Cioè, ma venire oltre una cosa è impossibile. Questo perché noi siamo qui? Perché noi non si chiede nulla di non si chiede collaborazione per creare un gruppo che può essere anche numeroso, perché se noi si riesce a aprire un mercato in Cina, noi ci sarà lavoro per i prossimi 100 anni, va bene, ma a numeri elevatissimi, c'è 2 miliardi di persone che sono strumenti musicali e che li comprano dall'Italia. E perché allora noi ci mandano dei buoni. Perché tutti studiano, perché qui da noi, solamente da noi si suona il flautino, il gallo canta lo spunto a livello elementare e basta, ma in tanti posti esce fuori della gente e in grado di suonare anche le sue canarine. Comunque, detto questo, io ho finito, passo la parola all'Apo, l'Apo vi farà vedere quella che è la nostra punto di forza. Allora ci sa, richieste di imparare dai messi, dai Brasile, ci sa anche richieste di lavoro, cioè ci hanno richieste di usare da mandare a lavorare all'estero, va bene, in Giappone e in Brasile.
Cioè, voglio dire, ancora che non si è fatto più tardi, ci sarebbe girato offerte di lavoro. Questo per dare un'idea proprio del livello che c'è. Poi dice, i numeri, io, se la cosa venisse fatta bene, se ci fosse veramente un lavoro di pari passo fra noi che siamo, diciamo, che si insegna nella parte politica, io penso che i numeri potrebbero essere anche molto elevati, ve lo dico proprio a papale, perché il numero dipende dalla richiesta. E se noi siamo in grado di fare un prodotto elevato di qualità, la richiesta sarà sempre maggiore, e sempre maggiore sarà il numero di persone che potranno venire qui a imparare a lavorare. Cioè, questo è soltanto un'idea, quindi non è una cosa, non si parla di molte persone. Veramente si può arrivare a dare lavoro, ma serio e grosso, anche con un centinaio. Francamente le potenzialità non sono veramente limitate. Ora vi chiedo scusa, ma io ho avviato, passo all'altro. Intanto buonasera, grazie per la vostra presenza. Io quando parlo al pubblico sono sempre emozionato, quindi perdonate le mie indecisioni. E comunque sono socio fondatore della scuola di Italia San Fabio e Francesco, e mi occupo del sito internet, della comunicazione esterna, comunque anche insieme a Fabio facciamo tutto di pari passo e Francesco. E quello che voglio presentare, perché è una novità in campo, si può dire, mondiale, non ci sono altre realtà nelle scuole di ottavia che hanno organizzato i corsi online per di ottavia. Non ci sono altre realtà perché, diciamo, concepire un corso di questo tipo è stato difficile dal punto di vista organizzativo, problemi tecnici. La prima difficoltà è quella dell'upload dei dati in internet, voi mi direte sì, una volta messo, non è così, perché per poter difendere quello che è una conoscenza che viene ceduta a pagamento appunto, per il corso, abbiamo deciso, che ora vi farò vedere in senso pratico, si vedrà una persona di filmato. Abbiamo deciso di fare ogni corso personalizzato, cioè chi acquista diciamo, il corso, e chi frequenta il corso, e il suo nome verrà messo in sovraimpressione, proprio per impedire che questa conoscenza venga poi messa liberamente su YouTube, condivisa, cioè sono conoscenze importanti, quindi uno che acquista il corso, che frequenta il corso, ne deve essere responsabile. Allora, l'unico modo che abbiamo trovato per ovviare a questo problema è responsabilizzare lo stesso allievo che fa questo corso. E per questo motivo, nulla, superato le difficoltà tecniche, siamo messi in bucate le maniche e abbiamo costruito degli strumenti sotto la telecamera. Ora, attualmente ci sarà il corso di violino, e il corso di chitarra classica e acustica, un maestro Davide Ara, siamo alla fine delle riprese per poter iniziare ora a ottobre, mese d'ottobre. Questo è per il corso online. Comunque, diciamo, la scuola è in grado, ha già aperto corsi per tutti gli strumenti, dal violino, viola, violoncello, contrabbasso, strumenti medievali, chitarra elettrica, chitarra classica, chitarra acustica, non so, scusate, gli strumenti medievali si l'ho detto. Sì, nel corso di strumenti medievali che abbiamo iscritto, e parteciperò anch'io per questo progetto, abbiamo già preso contatti per costruire quegli strumenti che è la Madonna del Piano, del Cantaglio e quello del Cantaggio. Sono quattro strumenti che in collaborazione con le realtà del territorio stiamo avviando con i corsi degli allievi.
perché poi con la finalità di poter esporre in maniera definitiva, cercherà di stabilire dove e come, per lasciare al pubblico, lasciare il regalo al territorio. E questo è, diciamo, un'altra cosa che facciamo. Il corso online, cosa permette? Il corso online permette di svincolare quello che è un problema di logistico, di posizione della scuola, la distanza, primis, e poi anche il tempo non a disposizione per poter frequentare un corso a orari e tempi più stabiliti. E quindi, quando abbiamo posto il corso, non avevamo immaginato un successo così immediato, perché pensavo ci fosse più dubbi nell'iscriversi a un corso di questo tipo, no? Perché così uno strumento non è come un corso di formazione, di cultura, è proprio leggere, fare una scuola, un'università, ma in questo caso costruire uno strumento musicale è tutta un'altra cosa. Però c'è stato un successo inaspettato, e quindi, diciamo, attualmente abbiamo già diversi iscritti un po' da tutte le parti. Capito? Tutto questo lavoro che abbiamo fatto è successo in pochissimo tempo. La scuola ha fatto l'inaugurazione il 1° di marzo, a giugno sono aperte le iscrizioni, ad oggi abbiamo in tutto già una trentina di iscrizioni, e nei corsi online sono questi che vengono da Emilia Romagna, Umbria, Veneto, Toscana, Sicilia, Le Marche, Emilia Romagna, e una iscritta dalla Svizzera. Ovviamente il cantone Ticino parla italiano, se non lo avrei voluto fare. E questo è, diciamo, il video che uno si trova facendo il corso online, che è dedicato ad Andrea Giovannetti, che è il primo coraggioso con il scritto per la cosa, quindi, diciamo, ho dato omaggio a lui. E quindi nome in sovrappressione, loghi, copyright, cosa va. E ora si vedrà un momento delicato della lavorazione della lavorazione del violino, che è quello dell'estrazione della forma. Un momento molto delicato perché si può rompere. E quindi è anche un po' folcloristico, mentre, mentre si estrae, ve lo faccio vedere qualche minuto, quindi meglio il video di tante parole. Siamo in sala parto, questo allora, anche se ormai non avete fatto più di 200 legislatori, però, ma di più di 200 parenti, però, il problema è che tutti da voi sono facendo 200 minori, i 200 mesimo è la stessa cosa dei migliaia di gente, sono a far parto io, per questo noi abbiamo parto, ora si tratta di staccare i soggetti dalla forma e di tirare fuori la forma. Se si fosse lavorato bene, lo farei. Mi sembra di capire di aver fatto bene, però queste sono cose che fino a che non si fa. Allora, a questo punto devo staccarmi. Come si stacca? Non si stacca la mamma. Sicuramente manca un po' di allora. Thank you.
Poi, a questo punto io ora si chiuderà, se faccio vedere tutti i
filmato del... Io ho dovuto già aver preparato le controfacce da mettere lì, il procedimento chiaramente è lo stesso di quando si sono messi dall'altra parte. Per cui ora vedremo, quando saremo cercato di mettere i limiti e anche... Comunque si può anche mettere, voglio dire, il lavoro va fatto per seguire i procedimenti. Quindi ogni giorno mettere le controfacce, bravo. Qui c'è, dopo non ho fatto la stessa domanda. Vabbè, è domanda, non è superare. Stato, stato nel locale. Ecco. Questo è quello che si trova scelto di qualità di corso online, e praticamente vede costruito lo strumento sotto la telecamera molto dettagliato e vado avanti quindi con l'ausilio di un libro che Fabio abbiamo scritto, disegnato anche, messo fotografie esplicative, in cui l'allievo è indirizzato verso le conoscenze, le misure, i vari strumenti. È un manuale tecnico pratico della costruzione di strumenti musicali ad arco. È un libro di 130-140 pagine che abbiamo appunto messo a disposizione per compendio per l'apprendimento, che sarà messo a disposizione pubblico con licenza Creative Commons. Perché abbiamo fatto questo? Perché abbiamo ritenuto che uno strumento importante di pubblicità, anche perché secondo noi questo libro, il PDF, girerà su internet e quindi farà conoscere la scuola a molte persone. Inoltre facciamo un servizio a chi vuole imparare si può avvicinare come autodidatta, ovviamente è con il corso online, c'è scritto tutto, ma molto di quello che serve sapere sì, insomma, per me. Ora si va avanti e vedremo ora Nicola Tudor, che è un maestro musicista di violino, premio Paganini, quando lo abbiamo conosciuto, era la seconda volta che lo incontrammo e che riportava il violino a far vedere, però senza sapere